tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un video per quanto riguarda non c'è scritto per quanto riguarda Morphe. Allora, ho fatto un ordine su Morphe e aspettate che mi sono dimenticata una cosa. Ho fatto un ordine abbastanza sostanzioso per quanto riguarda Morphe, perché c'era lo sconto su alcuni pennelli e su una palettina in questione, quindi l'ho presa. La palettina, vediamo se l'ho lasciata qua dentro, la palettina già l'avete vista per quanto riguarda un video tag delle palettine che vi metterò poi qua sopra. La palettina in questione è questa, è la 24 Artist Pass, che è bellissima, stupenda. Già il packaging dello della scatolina è molto bella. Scatolina, palettina, ciao Fabiana. Fabiana gli dà fastidio che io chiami tutte le palette palettine. Mi fa: Stefania, palettina piccolina, palette quelle grandi. E io ho il vizio di chiamarle palettine. Comunque, questa palette di Morphe è la 24 Artist Pass. Ve la faccio vedere, ma già l'avete vista nel video in collaborazione per quanto riguarda le nostre palettine, tutte era un tag di Giulia Cova che noi abbiamo fatto. Il packaging è bellissimo, veramente molto molto bello, ha uno specchio enorme e questi sono tutti i ombretti glitterati, bellissimi, stupenderrimi, che ho voluto prendere. Ha dei colori veramente spaziali, che dico spaziali di più, che dico di più. E sono dei bellissimi, bellissimi colori. Io non vedo l'ora di utilizzarla perché voglio fare un make-up proprio con questi colori. Sì, puliamocene i pantaloncini, Stefania. Non vedo l'ora di utilizzarla perché mi strapiace da morire, quindi non vedevo l'ora di prenderla, specialmente dove ci sono le stelline. La voglio utilizzare, va, sbizzarriamoci e scopriamo cosa ci riserva questa palettina. Allora, la mettiamo qua per non rischiare che cade e si rompe. Stefania piange. Andiamo a farvi vedere gli altri acquisti. Allora, per quanto riguarda questi acquisti, io ho sentito in questi giorni, sinceramente l'ho sentito stamattina, delle discussioni per quanto riguarda Jeffree Star. A me dispiace tutto quello che sta succedendo, perché io non è che ci ho capito bene quello che è successo. Io so che ha litigato con determinati youtuber, eccetera, eccetera. Non capendo niente di inglese, io non so quello che lui ha fatto o che non ha fatto. Ma io purtroppo per quanto riguarda ho comprato lo specchio, ho comprato altre cose tipo palettine eccetera, io non posso buttarle, anche se non mi piace quello che ho sentito, io non posso buttarle, ma ovviamente avendole acquistate io ve le faccio vedere. Poi ovviamente ognuno prende le sue conclusioni per quanto riguarda tutta questa storia eccetera, però io ve li faccio vedere perché mi sembra giusto. Io ci ho speso dei soldi e quindi volevo farveli vedere. Io ho preso dei set di pennelli, proprio l'ho preso dal sito ovviamente di Morphe, e quindi ho preso questi set di pennelli, ve li faccio vedere. Ho preso due set per quanto riguarda Jeffree Star, questa è la pochettina. A me dispiace, mi sento anche in disagio nel farveli vedere, ma qui dentro ci sono i miei soldi, anche se lui ha fatto questa cosa. Io questi acquisti li avevo fatti già da prima, quindi amen per quello che è successo. Capirò anche bene tutto il da farsi di questa discussione, non comprerò più cose che riguarda, diciamo, il suo brand. Ma fino ad allora io ho acquistato e quindi mi dispiace, non ve la prendete. Allora, in questo ovviamente Morphe in collaborazione con Jeffree Star ha una pochettina che è sfoderabile e invece la parte di fuori è tutta diciamo lucida, e all'interno troviamo questi pennelli e devo dire che sono ottimi. Ovviamente Morphe fa questi pennelli che sono veramente fantastici.
E sono questi pennelli qua. Ovviamente ve ne faccio vedere alcuni. Il packaging del pennello è questo ed è rosa e le setole sono rosa e sono veramente stupende, morbidissime, ma di morfi ovviamente non mi posso aspettare qualcosa di diverso. Sono questi e questo è il primo set per quanto riguarda i pennelli di Jeffree Star. Allora, e questo per quanto riguarda il primo set. Poi ho preso anche il secondo, ovviamente questi, scusate, ovviamente questi li ho presi con il 50%, con il 50% di sconto. E l'altro che vi faccio vedere è questo, è leggermente più piccola la pochettina, vedete? È leggermente più piccola. Nella stessa identica maniera, lucida nella parte di fuori e con la plastichina nella parte di dentro. E qui abbiamo tutti i pennelli occhi e ne abbiamo sia per quanto riguarda con le setole rosa come quelli grandi e sia quelli con le setole bianche. Vedete qua, sono abbastanza morbidi, mi piacciono, ma a me piacciono tantissimo i pennelli per quanto riguarda Morphe. E quindi li ho voluti prendere. E questi sono i pennelli. Come vedete, ve lo sto facendo vedere proprio velocemente, proprio per non perdere tempo anche nel parlarvi di questo set. Poi l'altro set che ho preso e mi è piaciuto tantissimo. Anche questo non l'ho lavato perché sinceramente. Questo set non l'ho lavato perché non ho avuto tempo e quindi non ho potuto fare niente. Ed è il set di Jaclyn Hill ed è questo, molto molto bello con la scritta qui. Devo dire che è un packaging abbastanza particolare e questo devo dire grazie all'acquisto perché l'ha fatto conoscere, ne ha parlato veramente tantissimo. La ragazza Giulia, che sarebbe amica di Eleonora Manni, che io sto seguendo anche lei, cioè Eleonora la seguo già da anni, e siccome lei ha fatto vedere questa ragazza che è una sua amica, ho visto alcuni video suoi e lei parlava benissimo di questo set di pennelli. Il set è così con la scritta qui di Jaclyn Hill. Poi si apre in questa maniera e qui abbiamo tutti i pennelli. Allora, abbiamo sia per quanto riguarda i pennelli viso e sia per quanto riguarda i pennelli occhi. Questi sono tutti i pennelli che c'è nel set. Lei ne parla benissimo di tutti i pennelli. Lei non c'è un pennello che non gli piace. Questo, ad esempio, dovrebbe essere quello per quanto riguarda il contouring. Questo è per quanto riguarda il contouring. Io ancora non l'ho lavato, non vedo l'ora perché lì dice che utilizzare questo pennello abbastanza cicciottello per quanto riguarda il contouring è ottimo e vi aiuta tantissimo. E quindi l'ho voluto prendere. E visto che c'era lo sconto di questo set, sinceramente non ci ho pensato due volte ad acquistarlo. Ha anche il pennello per quanto riguarda l'illuminante, che sarebbe questo qui. Vedete questo? Devo dire che sono degli ottimi pennelli, veramente. Le setole sono ottime, ottime, ottime. Il packaging per quanto riguarda i pennelli è bianco, proprio tutto bianco con la scritta di Jaclyn Hill. Eccola qua, e poi hanno la ghiera argentata e il pennello, le setole bianche. Sono di una morbidezza pazzesca. Devo dire che sono veramente, veramente ottimi i pennelli. Questo per quanto riguarda l'illuminante. Non vedo l'ora di lavarli. Infatti, il mio pensiero è stato proprio questo. Il fatto di lavarli e poi di utilizzarli per ovviamente qui nella postazione, cioè guardate che pennellone che c'è qui, guardate che pennellone c'è.
Cioè, questo per la cipria deve essere ottimo. E questi sono i pennelli che io ho preso e che in contemporanea avevo preso i portapennelli di AliExpress per mettere proprio questi tipi di pennelli proprio nella mia postazione perché li voglio utilizzare. Anche qui nella ghiera c'è la sigla Jelly Nil e sono veramente, veramente ottimi. Come vi ho detto, ci sono anche quelli per quanto riguarda gli occhi. Vabbè, stanno perdendo qualche pelo, ma credo che sia il fatto che si debbano lavare tutto. Sono morbidi, veramente molto molto morbidi. Ci sono tantissimi, veramente tantissimi pennelli. Guardate quanti pennelli ci sono, sia occhi che da sfumatura. Poi quelli che vi ho fatto vedere poco fa. E poi c'è l'altro pacchettino, perché sono tre i pacchettini, dove c'è un altro per quanto riguarda sempre gli occhi. E devo dire che sono fantastici, veramente fantastici sono questi. Non ve li esco per non perdere tanto tempo. Vedete, a lingua di gatto, cioè dov'è la lingua di gatto? No, non c'è lingua di gatto. Ah no, qua è quella lingua di gatto, questo qui. Poi ci sono abbastanza da sfumature, soprattutto quelli piccolini che a me servono tantissimo, avendo un occhio abbastanza incavo, mi serve veramente, veramente tanto. E niente, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Morphe. Non è vero, stavo scherzando. Allora, l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda gli acquisti fatti da Morphe è questo, ed è il set spray di Morphe direttamente. Io volevo prendere quello rosa perché l'avevo visto in giro spesso quello rosa e lo volevo prendere, ma fortunatamente avevo visto la Instagram story di Licorice Beauty, quindi di Luca, e lui diceva che aveva un odore tipo di fragola un po' tipo scaduta e quindi non l'ho voluto prendere, meno male perché a me non piacciono quegli odori chimici e quindi ho preso l'originale, proprio la confezione originale e anche di questo c'era lo sconto ed è questo a 2,8 se non mi sbaglio di prodotto con una scadenza, vabbè la scadenza non c'è messa, no non c'è messa. Comunque è uno spray che mi piace perché ha quel getto che proprio ha un odore pazzesco, mi piace tantissimo. Mi piace molto molto molto. E quindi l'ho voluto prendere perché dicono che è ottimo. Vorrei provare anche quello di Mesauda perché so che molte persone piace e quindi poi vi farò sapere. Per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente ditemi, cioè non parliamo per quanto riguarda Jeffree Star e per tutto quello che è successo perché io non ne capisco niente, io non ne so niente, quindi non voglio sapere. Io i prodotti li avevo comprati, quindi amen. Ditemi cosa ne pensate, se avete mai preso un set di pennelli così professionale per quanto riguarda questo di Jelly Nil, perché è stato un botto proprio prenderlo, ed è stato un colpo di culo. E niente, ditemi cosa ne pensate, scrivetemi un commentino qua sotto, come vi dico sempre, specialmente anche in questo video, siate educati, mi raccomando. Per quanto riguarda questo video è tutto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!